Cambio della guardia all'Istituto Datini, dove al posto del dirigente scolastico Daniele Santagati arriva Francesca Zannoni, che ha diretto l'Istituto Comprensivo Primo Levi, mentre Claudia Del Pace, preside dell'Istituto Comprensivo Mascagni, subentra Gabriella Fabbri al Dagomari. Restano quindi scoperti due istituti comprensivi, oltre alle Don Milani, rette a interim da Santagati. L'assegnazione delle cattedre per gli insegnanti precari, salvo cambiamenti dell'ultima ora, invece avverranno a metà agosto. Già iniziate quelle per il ruolo. Se per quanto riguarda il personale si procede in modo spedito, restano ancora problemi per gli spazi nelle scuole superiori. Il Dagomari, nonostante l'assegnazione del primo piano del centro Ventrone a San Giusto, resta scoperto per almeno 5 classi. Gli studenti torneranno secondo un preciso orario in attesa che sia pronta la scuola di legno, il cui cantiere è stato aperto in questi giorni. Procedono anche le pratiche per la realizzazione della succursale del Brunelleschi a Oste. La provincia ha affidato l'incarico per la fattibilità, nonostante la richiesta di alcuni docenti di realizzare la scuola in zona Pecci. In attesa di avere la nuova sede, i tempi sono comunque molto lunghi, i ragazzi ruoteranno tra i due plessi di Montemurlo e l'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Via Galcianese. Restano comunque senza sede 3 classi. Il Marconcino verrà assegnato completamente al Marconi, senza soluzione per ora il problema del liceo Olivi, che in parte si appoggia al Rodarino. Ma all'appello mancano ancora 6 aule. La provincia ha aperto una manifestazione di interesse per l'assegnazione temporanea di una sede. Sono arrivate 3 proposte che sono al vaglio dei tecnici.